Eccoci, benvenuti a Dentro la Radio, il format di Affari Italiani che racconta dietro le quinte i programmi radiofonici di successo. E come vedete qui è la stanza della redazione di Caterpillar. Caterpillar di Radio 2, storico programma di cultura, intrattenimento, chiacchiericcio, cicalecce e giornalismo. Io vado direttamente dal papà di Caterpillar, che è Massimo Cirri. Lo zio, papà, lo stavo zio, per dire più lo zio. Di passo di qua perché siamo su un controluce pazzesco, quindi aspetta, ci giriamo proprio esattamente. È un balletto di eccoci, corpi. Questa è la redazione dove si prende la realtà e la si fa diventare ricreazione. È un lavoro sporco, ma qualcuno lo deve pur fare per Radio 2. Senti, a che anno di Caterpillar siamo? Credo che abbiamo fatto i 18 anni e mezzo. I 18 anni e mezzo? Come Affari Italiani, noi abbiamo forse 6 mesi in più. Credo di sì. Eravamo nella stessa nursery probabilmente. Credo di sì, ed è incredibile quanto la selezione della specie ci abbia lasciati vivi. Pensa se scambiavano i bambini cosa succedeva. Il braccialetto scambiato. Esattamente. Senti, in sintesi, che cos'è Caterpillar? Caterpillar è una radio comunitaria, un contenitore di elementi di intrattenimento, di ricreazione che gioca a fare una radio seria. E con quali meccanismi, con quali linea guida, con quale fil rouge si racconta comunque un pezzo del paese, si raccontano delle storie, si dibattono temi, no? Si dibattono, c'è molta presenza degli ascoltatori e c'è l'illusione praticata, dico l'unica cosa seria, giuro, che si possa fare ricreazione e intrattenimento, che non sia semplicemente soltanto cazzeggio, ma che rimbalzi su temi che stanno vicino alla vita delle persone. Questo è il compito. Una volta in radio c'era solo il telefono per gli ascoltatori, adesso ci sono i social network. Che differenza c'è e quanto portano di interazione? Ma portano, credo, abbastanza, portano una persistenza perché le cose rimangono, o banalmente una cosa che ha suscitato l'interesse degli ascoltatori non si esaurisce nella messa in onda, ma rimane a disposizione la pagina Facebook o una maledizione su Twitter, quindi portano una persistenza, una dilatazione, il tempo non è più quello della messa in onda, ma c'è un eco, quanto poi questo serva o quanto sia utile, chi lo sa, però c'è. Bene, cos'è Caterpillar, lo raccontiamo oggi. Oggi stando con voi dietro e in mezzo alle quinte, un'ultima cosa, Caterpillar è anche un format, un modello che esce dagli studi di Corso Sempione della RAI. Che cosa c'è in programma? C'è in programma, credo per la 16ª volta, un raduno, una festa finale del programma che si tiene a Senigallia. Siamo sul mare, la spiaggia, siamo una radio comunitaria e quindi una volta all'anno ci troviamo fuori dalle onde. Nelle onde del mare, se quello di Senigallia è un mare, perché c'è molto dibattito. Bene, oggi con voi e a Senigallia per il Catraduno. Okay. Ci vediamo, aspettiamo, grazie. Andiamo a trovare, dunque, al telefono c'è Marta. No. Marta non c'è. Sara. No. Professor Mattei. Sto sbagliando il nome io. Le ha scritto che insomma che non poteva venire perché aveva di meglio da fare. Ecco. Più o meno, ah, ecco, l'aspettiamo il telefono. L'aspettiamo, certo, il telefono perché volevamo dirgli. Aspettiamo il telefono. Di... Intanto, tu che cosa fai qui? Io, redazione. E com'è? Accattivante, interessante. Innanzitutto divertentissimo, devo essere sincera. E poi, vabbè, naturalmente interessante lo è, nel senso che i contenuti li creiamo noi, quindi partiamo dal presupposto che siano dei contenuti interessanti. Okay. Ma la riunione di redazione quando è? Tutti i giorni, tendenzialmente dalle 13.30 alle 14.30-15. Bene, e oggi il tema principale? Lo devi chiedere a lei, che è l'Isa Tropea. Lisa, eccoci. Ciao. Dicevo, oggi il tema principale quale sarà? Allora, oggi facciamo un po' una ricognizione sulla campagna elettorale, però ai tempi della par condicio. Sì. Noi non possiamo parlare direttamente con candidati, con politici e neanche affrontare direttamente i temi politici, certo, in questo periodo. E quindi... Poi alla RAI, figuriamoci. Anche siamo proprio, noi siamo ricondotti a una testata giornalistica e c'è la par condicio che incombe su di noi, quindi non possiamo. Però usiamo questo escamotage, proviamo a parlare con
come dire, di questo tema, di come la campagna elettorale si sta sviluppando, senza però né parlare di politici né parlare di contenuti, ma così, certo, sui mezzi. Certo. Beh, il massimo del gadget, esatto, se ci sono in giro gadget di Antonio, tutti saranno Antonio, destra, sinistra, Lega, eccetera, sono tutti Antonio, senza dire il partito, e chiediamo appunto se ci sono in giro gadget, se ci sono in giro persone che vanno nei mercati come si faceva un tempo, comizi elettorali, cene di finanziamento, cene elettorali, eccetera. E lo facciamo un po' con un giornalista della Stampa che ci aiuta in questo, che è Jacoboni, e un po' con gli ascoltatori. Bene, buon lavoro e ci vediamo dopo. Perfetto, grazie professor Mattei, grazie mille. Salta anche oggi e ci sentiamo. Come vedete il lavoro ferve. Ok. Ah, non lo sapevamo. Sentivi anche una. Perfetto, grazie, questo lo diremo, grazie Massimo. Eccoci, Sara Zambotti che conduce con Massimo Ciri e Marta Zoboli, esatto. Caterpillar. Dimmi qualcosa, dimmi qual è il senso, la domanda piacere. Ti dico l'ultima telefonata che ho ricevuto. Così questa telefonata con chi era? Un professore universitario? Un po' cos'è Caterpillar? Sì, perché oggi doveva arrivare in Italia, il ministro delle finanze greco Varoufakis, che ha dato forfè. Allora ieri avevamo parlato con il professore che sarebbe dovuto andarla a prendere oggi all'aeroporto, l'aspettavano in tutta Pamagna per dargli questa laurea d'onore in economia. E allora l'abbiamo sentito per dire, ma come al paese che va picco viene in Italia a mangiare John Dugliotti e prendere, certo, una laurea d'onore. E infatti alle 8.40 Varoufakis ha mandato un sms dicendo gnaffo, non riesco a venire. Quindi voi avete il cellulare di Varoufakis? No, non a noi, a questo professore, questo però appunto adesso lui ci chiamava per raccontarci com'è che gli è arrivata la comunicazione da Varoufakis, del fatto che non sarebbe venuto, insomma. Però diciamo, questo è un po' indicativo di come ci muoviamo noi, sempre in modo un po' laterale, quotidiano, cercando un po' il taglio. Appunto, qual è il taglio di Caterpillar? Qual è l'angolo visuale del mondo? Beh, per esempio, in un caso come questo, invece che fare un intervento con un economista che ti racconta la crisi del debito in Grecia, il rischio del default e così, chiami un professore di università minore torinese che deve andare all'aeroporto a prendere con la propria macchina personale il ministro Varoufakis e la racconti da lì, cioè nel senso si scende nel pratico, insomma. Si scende nel pratico e lui ti dice che lo conosce molto bene, quindi lo chiama Yanis, lo chiama ministro e ti racconta i pensieri di Yanis alla vigilia di una giornata economica così importante, insomma. Questo è il taglio, è sempre un po'... Senti, per te invece che anno è di conduzione di Caterpillar? Di conduzione è il secondo, terzo più o meno, e ho fatto un anno in cui facevo l'inviata fuori e prima ho fatto... Poi sei stata promossa in studio. Sono stata promossa in studio e prima con Paolo Maggioni che adesso fa il giornalista per la RAI e prima ancora ho fatto redazione, ausilice, regia, insomma dietro le... Senti, è la più bella trasmissione della radio? È la più bella, ma decisamente, ma proprio non ce n'è su questo, di gran lunga, va bene, allora ci vediamo dopo. Ah, vedi, eccolo lì, questa è una dimostrazione, adesso scattiamola e non l'abbiamo combinata, giuro, non l'abbiamo combinata, grande Sara Zambotti, a dopo.